Matteo, una sconfitta che poteva essere una vittoria, l'abbiamo toccata con mano, poi a un certo punto tutto è svanito, però voglio aggiungere che se questo è l'Evangelo secondo Matteo va bene. Ma io ti ringrazio dell'apprezzamento. In questo momento prevale la rabbia e l'incazzatura, perché onestamente abbiamo giocato una prestazione di grande qualità cestistica. Non è un caso che siamo calati nel quarto quarto, quando le nostre rotazioni, io ho cercato di allungare un po' con Tognacci, quindi, però alla fine dei conti, diciamo, la loro maggior profondità nelle rotazioni è una grande qualità dei giocatori. Questa è una squadra che probabilmente farà la fine a scudetto, ci ha penalizzato. Stiamo parlando di una partita dove alla fine dei conti abbiamo perso perché uno dei protagonisti di questa gara ha sbagliato un tiro difficile ma ben preso, perché quando Dominique Artis è andato in area, ha fatto una finta, sono saltati tutti, lui da un metro è saltato, se tira segna la partita è finita. Ne abbiamo viste tante così. Il fatto che continuiamo a incazzarci vuol dire che siamo vivi. Però adesso sono un po' arrabbiato, perché onestamente la qualità del, io credo, questo è merito esclusivamente dei giocatori e della società, ma credo che la qualità del lavoro che stiamo facendo si veda. Rispetto a un mese fa questa è un'altra squadra, abbiamo giocato 3 partite su 4 ad altissimo livello e con Brindisi siamo stati battuti da percentuali di tiro irreali. È chiaro che c'è un po' di rabbia, perché avessimo vinto oggi, ma purtroppo non si può fare questo discorso, avremmo avuto un piede in Serie 1 l'anno 21 molto molto probabile. Adesso invece siamo ancora in lotta, ma d'altra parte questo è il nostro destino. Senti, ti voglio portare in un terreno arato, un po' difficile da praticare. Il primo tempo c'è stato un metro arbitrale X, nel secondo tempo Y. Sei d'accordo? Almeno questo è il mio punto di vista. Tu e io vediamo pallacanestro da tanto tempo, perché non ci sorprendiamo di nulla. Altre cose? È riuscito a allungare molto le rotazioni, però c'è stato ugualmente un calo nella seconda parte. Insomma, è chiaro. È chiaro che è stato un calo, perché noi abbiamo diciamo 4 giocatori di A1 e un gruppo di ragazzi italiani che stanno cimentandosi con questa categoria per la prima volta. Quando loro hanno Bramos che parte dalla panchina, Ottonut che parte dalla panchina e da noi parte dalla panchina Tognacci, abbiamo giocato in Serie A, è chiaro che c'è un calo nel finale di partita. Il ristorante pizzeria Piazza Ricci è famoso per le specialità di carne e pesce e per le sue pizze cotte nel forno a legna. Venite a provare i nostri menù, sempre nuovi e sfiziosi, affiancati a piatti tradizionali curati e di qualità. Inoltre, per le vostre serate, proponiamo menù personalizzati a prezzi speciali da condividere in un ambiente ideale anche per cerimonie, compleanni, pause pranzo, cene di lavoro e occasioni di incontro. E se volete gustare le nostre specialità, disponiamo di un servizio takeaway sia per la pizza che per i nostri piatti. Ristorante Pizzeria Piazza Ricci, a Pesaro, in strada dei Pioppi 16/1, vicino al Mercatone 1. Per info e prenotazioni chiama allo 0721 21 326. Coach, partita dai due volti direi, un primo tempo in cui Pesaro ha meritato tanto, voi avete avuto la bravura della grande squadra, cioè recuperare quando gli altri vi hanno concesso qualcosa. Sì, ho detto anche ai vostri colleghi, credo che se Pesaro avesse vinto la partita l'avrebbe meritata, perché ha condotto per tutta la gara, ha condotto per 30 minuti, 33 minuti e quindi avrebbe meritato anche con punteggi molto ampi. Noi siamo stati, penso, i primi due quarti molto modesti, soprattutto a livello difensivo, perché in attacco abbiamo segnato 40 punti ma ne abbiamo subiti 53. Non è una scusante il fatto di aver giocato a Nanterre una partita decisiva per noi di Coppa, perché è comunque una squadra allestita per affrontare il doppio confronto. Come giustamente hai detto, credo che però nel quarto quarto la reazione, devo essere onesto con i miei giocatori, è stata una reazione di una squadra che sa dove vuole andare, una squadra che ha eseguito quando doveva eseguire, andando a cercare i giocatori più importanti e portando a casa una partita che per come si era messa era molto difficile. Quindi se Pesaro meritava di vincere, come è giusto che io dica, devo dire che noi nella stessa misura, per come siamo rientrati da almeno 20, abbiamo meritato abbastanza di portarla via. A Montecchio di Vallefoglia c'è una novità, Civico 14, calzature uomo-donna e accessori con prodotti made in Italy realizzati da artigiani italiani. Da Civico 14 trovi colori e pellami di alta qualità per una moda giovane e con tante novità ogni settimana. E se cerchi brand come 4/12, Curiosité o Islo, sei nel posto giusto. Civico 14 è a Montecchio di Vallefoglia, in via Piolatore 14, telefono 0721 39 58 75. Seguici anche su Facebook e Instagram, Civico 14 Montecchio. Vi aspettiamo!